sono Maria Giulia, vivo nella Tuscia da 2 anni e ho lasciato Roma, la vita frenetica di Roma, per una migliore qualità della vita e anche poi della vita mia professionale. Mi sono laureata in economia e commercio, ho iniziato a lavorare negli anni 80 in un periodo di boom economico e quindi senza nessun problema di inserimento nel mondo del lavoro. Poi però ho visto che la mia voglia, la mia curiosità di andare avanti, di scoprire sempre nuove cose mi ha portato a cambiare radicalmente. L'amore per la campagna nasce da lontano, da quando ero piccolina, perché si andava a fare le vacanze estive dai nonni. E il nonno paterno era di vicino Napoli, vicino alla zona del Casertano, e lì mi ricordo che da ragazzina si andava in giro con i contadini a fare le varie raccolte del caso. E in particolare lì è una zona di tabacco e quindi mi ricordo che si andava col carretto addirittura trainato con i cavalli e il cagnolino sotto che camminava e il secchiello, proprio quelle, come no, nelle vecchie cartoline d'epoca, e si andava in campagna a fare il tabacco, quindi si andavano in questi enormi filari e si raccoglievano queste foglie di tabacco molto grandi e poi al ritorno io aiutavo a infilarle come delle perle, tutte le foglie di tabacco, e si mettevano a festoni sulla casa per farle seccare. E quindi questo è proprio un ricordo da parte paterna, mentre invece la parte materna è pugliese e quindi lì tutti gli ulivi, e quindi gli ulivi e la terra rossa degli ulivi e poi anche le mandorle, ma soprattutto gli ulivi e l'olio. E quindi ogni volta, anche adesso mi succede dopo tanti anni che io torno in Puglia e vedo quella luce, quei muretti a secco bianchi, quella terra rossa e quegli ulivi, veramente sono delle sensazioni molto forti. Molto forti che mi hanno poi anche indirizzato nella scelta di questo luogo, che è un luogo poi di ulivi diversi da quelli pugliesi, ovviamente, perché è diversa la varietà, è diverso il modo anche di come sono le piante, però comunque ho riscoperto, ho ritrovato qualcosa di antico. Io mi chiamo Polozzi Francesco, detto Checco, sono di Blera. Il grosso della vita, diciamo, il tempo l'ho passato più a Roma, però come avevo un po' di tempo libero mi recavo sempre qua. Abbiamo all'incirca 1.000 piante di olive. Le olive sono canine, al 90% diciamo canine. Non facciamo trattamenti alle piante, solo potatura e basta. Una volta una persona, diciamo, bravissima che raccoglieva a mani poteva fare massimo un quintale di olive. Oggi invece si arriva a fare con le macchinette oppure il braccio meccanico, si arriva a fare anche 15 quintali, sempre con più di qualche persona, si intende. Invece una volta era così, si raccoglievano poche e poi la raccolta veniva dopo le feste. Quando le olive, 30% o anche di più, erano cadute in terra, venivano raccolte prima quelle in terra, poi dopo si raccoglievano quelle della pianta. Mentre oggi è differente, oggi l'olivo è quasi, diciamo, verde, si inizia alla metà di ottobre e l'olio è DOC, addirittura DOP. È più veloce la raccolta, si fa presto, però si fatica di più perché con le macchinette, la posizione sempre a testa alta. Invece prima si saliva sulla scala e le olive venivano raccolte, diciamo, senza sforzi di cervicale, perché con le macchinette, con lungo andare, si rovina la cervicale. Però questi sono conti che noi non li facciamo. Pensiamo a sbrigarci.
questo nuovo passaggio è un passaggio sull'agricoltura, quindi è un passaggio sulla terra, un passaggio alla riscoperta di questa natura italiana. E infatti mi sono iscritta alla facoltà di agraria qui a Viterbo, riprendendo a studiare proprio dall'inizio, riprendendo con i ragazzi giovani proprio le materie che avevo lasciato addirittura al liceo. E al di là delle difficoltà di riprendere a studiare, la cosa molto bella è il contatto con i ragazzi che sono proprio anche pieni di vita. Quindi mi ricarica anche molto il fatto di parlare, di confrontarmi con loro. All'interno del percorso di studi, oltre gli esami classici, mi fa piacere perché ho visto che c'è una parte obbligatoria di tirocinio, che ha anche una certa quotazione nell'ambito dei crediti universitari. E quindi la mia passione per la terra, per l'olio e per gli olivi ha fatto sì che chiedessi alla società cooperativa con gli Etruschi di fare il tirocinio con loro. La pianta autoctona del territorio della Tuscella è la varietà caninese, che è una varietà coltivata fin dai tempi degli Etruschi. Le caratteristiche dell'olio che viene da questo tipo di varietà è un forte sentore di erbe selvatiche, di carciofo, di cardo, oltre al tradizionale amaro e piccante, che sono caratteristiche legate alla presenza di polifenoli nell'olio. È un olio molto pregiato, tant'è che viene riconosciuto e premiato in quasi tutte le manifestazioni a cui noi partecipiamo. Mi sono poi interrogata, una volta che è trasferita qui in campagna, anche del ruolo delle donne per quello che riguarda, no, il settore agricolo, dell'agricoltura e il loro sviluppo. E in realtà mi rendo conto che, osservando un po' quello che cui assistiamo, ci sono sempre più donne che poi fanno parte di aziende agricole o che lavorano nel settore. La donna ha sempre molto cura ancestralmente della prole, ma adesso anche delle cose che gli stanno intorno. In questo caso, in effetti, l'agricoltura, la terra, le piante, le nuove imprese hanno bisogno di cura costante, di attenzione, e questo fa sì che le donne abbiano quella costanza nell'attenzione e nella cura per portare avanti queste imprese femminili in un settore difficile. Io sono Elena e sono originaria di questo territorio della Maremma Tosco-Laziale. Ho deciso di occuparmi di turismo legata a questo ambiente. Ho fondato l'associazione Antico Presente in collaborazione con altre donne di questo territorio e altre donne con competenze diverse, ma qualcosa che ci lega, e ci lega l'amore, la passione e la professionalità. Con la nostra associazione organizziamo dei tour in questa terra che non vogliono avere un aspetto prettamente culturale, in quanto potremmo farlo tranquillamente, ma proprio perché vogliamo consegnare qualcosa di unico, qualcosa di vero. Studiare e vivere questo territorio significa conoscerne gli aspetti anche meno apparentemente meno importanti, ad esempio quello dell'acqua cotta. Questo piatto viene preparato in maniera molto semplice, ci sono solo delle patate, della cicoria che veniva raccolta nei campi spesso nei momenti di pausa nell'ambito del lavoro che si faceva in campagna. Mi ricordo che con mio padre salivamo sulle piante, 5 minuti sulla pianta e altri 5 minuti col fuoco vicino alla pianta a scaldarci le mani perché erano un pezzo di ghiaccio. Però era bello, cioè è rimasto un ricordo che praticamente era una scampagnata col bel tempo. Oggi invece è una corsa per acquistare tempo. Oggi è così.